Salve a tutti, eccoci alla nostra consueta rubrica di diritto. Io sono Pierangelo, sono avvocato dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo e oggi parlerò di legittima difesa, che è un argomento piuttosto attuale che ricorre spesso, e direi spesso anche a sproposito, nelle nostre cronache. E partiremo dalla definizione della legittima difesa, che ricordiamo è una scriminante, e andremo ad analizzare poi gli aspetti principali di questo istituto, sia teorici che pratici, e dando anche uno sguardo alle proposte di modifica. E via con la sigla e poi si comincia. 3, 2, 1, 0. Su Radio Tuscia Events, pillole di diritto, la rubrica che ti aiuta a difenderti. Rimani in ascolto. Ed eccoci di nuovo qua a Radio Tuscia Events a parlare di diritto. L'argomento di oggi abbiamo detto essere la legittima difesa. La legittima difesa è una scriminante. Ora, prima di trattare quindi l'argomento della puntata, occorre fare un piccolo accenno a quello che sono le scriminanti. Che cos'è una scriminante? È appunto una circostanza in presenza della quale un fatto che di per sé sarebbe reato, in presenza di questa circostanza non lo è. Si dice infatti che la scriminante è una causa di esclusione del reato, cioè esclude l'antigiuridicità. Nel nostro codice penale ci sono delle cause di esclusione del reato codificate, quindi è lo stesso legislatore che le ha previste. Quali sono? Lo diciamo chiaramente in sintesi, non avendo disponibilità di tempo per trattare l'argomento e dovendo comunque oggi occuparci della legittima difesa. Allora, le altre cause di esclusione del reato sono il consenso della mente di tutto, prevista dall'articolo 50 del codice penale, secondo cui non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto col consenso della persona che può validamente disporne. Facciamo un esempio: il paziente che si deve operare deve prestare il suo consenso, altrimenti il medico non può fare nessuna operazione. Chiaramente deve trattarsi di diritti disponibili. Altra scriminante è quella del previsto articolo 51, che prevede due ipotesi: quella dell'esercizio di un diritto e quella dell'adempimento del dovere. Pensiamo appunto a quando un sottoposto in ambito militare deve obbedire ad esempio all'ordine di un suo superiore. A meno che l'ordine non sia manifestamente criminale, l'ordine va eseguito e quindi si avrà una scriminante. L'articolo 52, ne parliamo dopo, che è appunto quello della legittima difesa. Altra scriminante prevista dal codice penale è riguarda l'uso legittimo delle armi, che prevede che non è punibile il pubblico ufficiale che, per adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso oppure ordina di fare uso delle armi o di un altro mezzo quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'autorità, magari per impedire la consumazione di delitti di strage, naufragio, eccetera. Chiaramente questa scriminante ha una natura sussidiaria e si applica quando può trovare applicazione la legittima difesa e l'adempimento di un dovere. E poi l'altra caratteristica è che per poter beneficiare di questa scriminante occorre essere appunto pubblico ufficio. Ancora, altra causa di esclusione del reato è lo stato di necessità, previsto dall'articolo 54 del codice penale, che dispone che non è punibile chi ha commesso un fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé altri da un pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionale al pericolo. Ora,
chiaramente quali sono gli aspetti salienti, che per escludere il reato occorre che il comportamento che viene posto in essere sia appunto necessario per salvarsi e che deve essere proporzionato al pericolo. Qual è la differenza tra la legittima difesa, che comunque vedremo meglio tra poco, e è che il bene tutelato, un diritto personale, e quindi non anche un diritto patrimoniale, e poi il danno non viene provocato all'aggressore, a un altro soggetto che è appunto incolpevole. E in relazione al codice penale teniamo presente che l'articolo 2045 del codice civile stabilisce che quando si è compiuto appunto un fatto dannoso e si è stati costretti appunto dalla necessità di salvare sé o altri da un pericolo attuale, al danneggiato è dovuta un'indennità, da cui misura rimessa all'apprezzamento del giudice. Attenzione, si parla appunto di indennità risarcimento, proprio perché il fatto è successo in presenza di una scriminante. Fill your eyes, they all over me, don't be shy, take control of me, get the vibe, it's gonna be lit tonight. Baby girl, you give me 10 ton of fatness, give me some of that. Thinks with the badness, look how she at. Shape like a dead pattern, just that. It's a good piece of mental sand that they cap. A piece of game, I'm in love how you chat. Watching every step of the paper, the way you got. Staying in my brain, memory not detached. Mainly my aim is to give you this love. If not, dig the way you move. Let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby, you be me a black addict. It's how if not, dig the way you move. That's why I wanted to get to you. And I would not lie, cause baby, you moves how if not, dig. No lie, girl, you never meant to. Feel your eyes. Own it and let me own it, my girl. Give you all the style that I have myself. I see what baby girl, that's my word. Give you the good loving that is preferred. You deserve it, so don't be scared. Is it not dig the way you move? Let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby. You be me a black addict. It's how it's not dig the way you move. It's why I wanted to get to you. And I would not lie, cause baby. You moves how it's not dig.
nostra rubrica di diritto e parliamo di legittima difesa. Abbiamo fatto un brevissimo accenno a quelle che sono le scriminanti, dato appunto che la legittima difesa rientra nelle scriminanti, e cioè nelle cause di esclusione del reato, e andiamo adesso a dare una definizione di questo istituto. Partiamo chiaramente dalla definizione, da alcune nozioni generali, e poi dopo la successiva pausa andremo un po' più nello specifico. Allora, che cos'è la legittima difesa? Dove è prevista? È prevista dall'articolo 52 del codice penale, che testualmente prevede che non è punibile chi ha commesso il fatto per essersi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. Allora, prima di tutto va fatta una premessa. La legittima difesa rappresenta una sorta di autotutela che l'ordinamento riconosce al cittadino solo in quei casi in cui l'intervento dell'autorità non può risultare tempestivo. Per esempio, se mi arriva il ladro in casa e, o peggio, mi arriva un rapinatore che fa uso di violenza, io non avrei il tempo materiale di avere subito a disposizione, non so, dei carabinieri che mi difendono, no? Quindi ecco che l'ordinamento mi consente, è come se mi autorizzasse a farlo. Però ho fatto una precisazione, cioè dobbiamo ricordare che si tratta di autotutela e non di giustizia privata, che non siamo dei vendicatori o dei giustizieri. Dal momento che la giustizia privata non è assolutamente prevista nel nostro ordinamento, e a quel punto mi risulta non è prevista in nessun ordinamento di Stato, di qualsiasi Stato. Fatta questa doverosa precisazione, ritorniamo a quella che è appunto la definizione dell'istituto, e quindi i principi generali. Allora, innanzitutto, per avere legittima difesa deve esserci un pericolo attuale, abbiamo detto, cioè mi devo trovare nel pericolo che è presente nel momento in cui appunto io agisco per legittima difesa, e la mia azione deve essere necessaria e proporzionata all'offesa. Cioè se l'aggressore che ho davanti, poniamo che appena mi vede, si dà la fuga, io non posso andarlo a inseguire e a sparargli. Non sarebbe legittima difesa, ma sarebbe un vero e proprio omicidio volontario. Sempre la norma, articolo 52, prevede poi anche un uso legittimo delle armi a seguito della modifica che c'è stata nel 2006. Cioè, in sostanza, che cosa ha fatto il legislatore? Che ha previsto che nei casi di violazione di domicilio, sia se in caso di violazione di domicilio intesa come abitazione, ma intesa anche come attività commerciale o professionale, diciamo che ha introdotto una sorta di presunzione di proporzionalità per quanto riguarda l'uso dell'arma, se la persona deve difendere la propria o altrui incolumità o i beni propri quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione. Questo per dire che rispetto a quello che si sente spesso in giro, per cui delle persone vorrebbero poter usare delle armi, tralasciando insomma, aspetti di natura politica, aspetti diciamo che qui chiaramente non ho modo di trattare, va detto che la norma già lo prevede, chiaramente devono esserci le condizioni previste dalla legge e deve esserci il trattamento di un'arma legittimamente detenuta. Ora una breve pausa e poi andremo a vedere un po' meglio questi aspetti della
della qualità del pericolo, della proporzionalità dell'offesa. Time is money, so don't fuck with mine. Seeing out with my girls, I'ma have a good time. Step back with your chit-chat, killing my vibe. See, you can't get too much of a good thing. So I'm here dressed up in the finest things. Well, please hold your tongue, don't say a damn thing. iPhone camera flashing, please step back, it's my style, you're cramping. You here for long, oh no, I'm just passing. Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, nah, nah, yeah. I am not your homie, not your homie. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, nah, nah, yeah. You don't know me, okay. Throw shapes together, but it doesn't mean you're in my circle. Yeah. Cruise through life and I'm pulling on track. If you can't keep up, then you better fall back. 'Cause money look better when I see it all stacked up. Ooh, ooh, ooh. See, you can't get too much of a good thing. So I'm here dressed up in the finest things. Please hold your tongue, don't say a damn thing. See your iPhone camera flashing. Please step back, it's my style, you're cramping. You here for long, oh no, I'm just passing. Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, nah, nah, yeah. I am not your homie, not your homie. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, nah, nah, yeah. You don't know me. Flashing, please step back, it's my style, you're cramping. You here for long, oh no, I'm just passing. Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, nah, nah, yeah. I am not your homie, not your homie. Ooh, nah, nah, yeah. Okay. You don't know me. Radio Tusha Heavens, la web radio in streaming nel mondo. E rieccoci qua dopo la breve pausa. Allora, abbiamo parlato molto brevemente di quello che sono le discriminanti e abbiamo iniziato a trattare dell'argomento di oggi, cioè la legittima difesa, e di quello che è la... la definizione che ne dà il nostro legislatore all'articolo 52 del codice penale. Andiamo a vedere un po' più da vicino questi aspetti, queste caratteristiche della legittima difesa. Allora, abbiamo detto della attualità del pericolo, cioè come anticipavamo prima, il pericolo di aggressione deve essere attuale. Questo cosa significa? Che l'offesa deve essere concreta e imminente. Cioè non deve trattarsi di una condotta che sia frutto di una mera possibilità o di un'ipotesi, ma deve esserci nel momento in cui proprio si reagisce al pericolo. Infatti si esclude che possa essere legittima la reazione a un pericolo futuro o a un pericolo addirittura è cessato. Facevo l'esempio di prima, se il
il ladro che entra in casa, appena sente dei rumori o comunque che c'è la presenza di persone, scappa. Il fatto che venga inseguito come una sorta di punizione perché ha violato il domicilio non è ovviamente legittima difesa. Quindi l'attualità del pericolo è un primo elemento fondamentale della norma. Ma l'altro elemento fondamentale è la proporzionalità tra difesa e offesa. Diciamo che in giurisprudenza da sempre si discute su questo aspetto. Secondo un primo orientamento, il confronto tra difesa e offesa doveva farsi sui mezzi reattivi e mezzi aggressivi. Secondo invece un secondo orientamento più recente, il confronto deve riguardare i beni e gli interessi messi in pericolo. Quindi anche qua l'esempio che si faceva prima per difendere i polli che ho nel giardino di casa, non posso mettere uno steccato nella corrente elettrica che ucciderebbe un toro, cioè non vi sarebbe questa proporzionalità richiesta dalla norma. Sul tema però ricordiamo, lo accennavamo prima, che nel 2006 il legislatore ha aggiunto un comma all'articolo 52 ed in base a questo praticamente il legislatore presume una proporzionalità per legge nei casi previsti, cioè quando viene usata un'arma legittimamente detenuta per difendere la propria o altrui incolumità quando non vi è resistenza e vi è pericolo di aggressione. Sottolineiamo che la presunzione riguarda non la legittima difesa in sé, ma il requisito della proporzionalità. Quindi è chiaro che poi caso per caso il giudice dovrà accertare se effettivamente si è agito in stato di legittima difesa. Perché ricordiamo che alle volte la persona, pur agendo in una condizione di legittima difesa, può eccedere colposamente i limiti. E siamo nell'ipotesi dell'eccesso colposo, che è previsto dall'articolo 55 del codice penale. La norma cosa dice? Che quando vengono commessi qualcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, sono appunto le scriminanti di cui parlavamo prima e l'articolo 52 appunto la legittima difesa, quindi dice quando si eccedono, in questi casi si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. Facciamo un esempio: la persona che viene aggredita in casa, ipotizziamo che sussistano le condizioni previste dalla norma, quindi eccede colposamente i limiti, in questo caso uccide, prendiamo un ladro, potrebbe rispondere a titolo di omicidio colposo. Questo che cosa significa? Che la persona supera i limiti per colpa, non intenzionalmente. Cioè se io volontariamente scarico la pistola sull'aggressore per ucciderlo, in quel caso non c'è un superamento colposo del limite legittima difesa, quello è omicidio volontario, perché c'è l'elemento soggettivo del dolo e non della colpa. Quindi potremmo dire che le gradazioni sono la legittima difesa quando sussistono tutti i requisiti della norma che abbiamo appena visto. Quando sussistono, ma i limiti vengono in qualche modo colposamente superati, può aversi un reato che sia un delitto che sia colposo. L'esempio appunto è quello dell'omicidio colposo o delle lesioni colpose, per esempio. E l'altra ipotesi invece è che quando l'elemento soggettivo invece è proprio quello del dolo, quindi il soggetto ha voluto, nel caso dell'esempio, uccidere, in quel caso è l'omicidio volontario, quindi non colposo.
Ed eccoci di nuovo qua a Radio Tush Events a parlare di legittima difesa. Allora, dopo aver fatto un breve accenno alle discriminanti, dopo aver trattato l'istituto della legittima difesa per quanto riguarda le caratteristiche principali, soffermiamoci un attimo su alcune delle proposte di modifica a questa norma. Ho fatto una premessa, come sappiamo l'argomento ritorna spesso nei giornali, nella cronaca giudiziaria, ritorna spesso con varie polemiche e proprio poiché l'argomento è particolarmente sentito a livello sociale, cioè le persone si sentono in qualche modo non sicure nelle loro abitazioni, nei loro esercizi commerciali, mi capita che la politica si avvalga di questo, diciamo sfrutti per così dire l'onda dell'emozione per proporre delle modifiche che a mio parere sono assolutamente non solo inutili ma anche molto spesso giuridicamente scorrette. Quindi vengono proposte soltanto per ottenere una sorta di consenso popolare, ma che a nulla servono a risolvere il problema dell'emergenza di furti o rapine. Cioè, ricordiamo una cosa: il codice penale la legittima difesa la prevede già e prevede già che possa essere usata l'arma legittimamente detenuta nei limiti previsti dalla norma. Quindi non servono modifiche in tal senso. Questo non significa che non ci sia l'emergenza, ma sicuramente la soluzione non sta nelle modifiche che sono state proposte. Mi soffermo soltanto su due proposte di modifica, una per la quale erano state raccolte le firme lo scorso anno e un'altra che è in questi giorni in esame. Allora, la prima era una proposta di legge di iniziativa popolare che avrebbe voluto modificare non l'articolo 52 della legittima difesa, ma gli articoli 614 della violazione di domicilio e il 55, quello sull'eccesso colposo che abbiamo visto prima, del codice penale. Cosa prevedeva questa proposta? Oltre a un inasprimento delle pene per il reato di violazione di domicilio, prevedeva l'inserimento, sempre in questo nell'articolo 614, di questo ulteriore comma, cioè colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti non può chiedere risarcimento di qualsivoglia danno subito in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma. Anche qua la modifica sarebbe stata del tutto superflua,
La legittima difesa è una scriminante, abbiamo detto, in ambito penale ma anche in ambito civile. Infatti, se qualcuno commette un fatto di per sé ingiuridico, ma lo compie in presenza della legittima difesa, non è tenuto al risarcimento del danno. Questo lo prevede già l'articolo 2044 del Codice Civile e quindi poi non è punibile, come previsto appunto l'articolo 52 del Codice Penale. Faccio l'esempio: il proprietario di casa, per difendersi appunto da reca danno al soggetto che si è introdotto nella sua abitazione, non deve risarcire nulla se ci sono i requisiti della legittima difesa. Ecco perché questa proposta è assolutamente superflua. E il dramma è che la proposta però non si fermava qua e prevedeva anche un'altra modifica all'articolo 55 del codice penale che abbiamo visto prima, cioè l'eccesso colposo. Abbiamo visto, no, che se nell'esercizio della legittima difesa si eccedono colposamente, i limiti si può rispondere del delitto colposo. Invece questa proposta di modifica cosa voleva? Praticamente voleva l'abolizione dell'eccesso colposo. Questo è una... non so neanche come definirla, ma va contro ogni principio base di diritto penale. Cioè si sarebbe voluto modificare una norma di portata generale che riguarda tutte le scriminanti, come abbiamo visto prima, introducendo al suo interno un'eccezione e una particolare fattispecie, cioè quella della legittima difesa, in ipotesi di violazione del domicilio. Ora, se per assurdo la norma dell'eccesso colposo dovesse essere abrogata, gli esiti poi sarebbero sicuramente difficilmente prevedibili, ma andrebbero ad aumentare quella che è la discrezionalità del giudice, perché se il soggetto che agisce in stato di legittima difesa supera colposamente i limiti e uccide l'aggressore, potrà rispondere di omicidio colposo. Ma se eliminiamo la norma dell'eccesso colposo, potrebbe verificarsi che la persona venga a rispondere di omicidio volontario. Quindi questa proposta di modifica non solo non avrebbe comportato una maggior tutela per l'aggredito, ma peggio, avrebbe potuto comportare un aggravamento poi della responsabilità sul piano penale, oltre ad essere, lo ripeto, dal punto di vista giuridico assolutamente contraria ai principi base del diritto penale. Oltre a questa proposta di legge di iniziativa popolare, per cui dicevo si raccoglievano purtroppo le firme lo scorso anno, mi risulta che in questi giorni sia in discussione una proposta di modifica che vorrebbe l'aggiunta di un comma all'articolo 59 del codice penale, cioè nei casi della legittima difesa la colpa dell'agente è sempre esclusa se l'errore riferito alla situazione di pericolo e ai limiti imposti è conseguenza di un grave turbamento psichico ed è causato volontariamente, colposamente, dalla persona contro cui è diretto il fatto. Che significa? Che si vorrebbe praticamente eliminare l'istituto dell'errore in presenza di legittima difesa. Anche qua, come nel caso precedente, contro ogni principio base del diritto penale si vorrebbe modificare una norma di portata generale che riguarda tutte le scriminanti, introducendo al suo interno un'eccezione particolare per una fattispecie ben specifica, quella della legittima difesa. Quindi vorrei dire, scusate se mi sono dilungata, ma l'argomento è quanto mai importante. Vorrei dire non farsi trascinare dall'onda emotiva e credere che qualsiasi proposta di modifica o direttamente dell'articolo 52 o di altri articoli comunque in qualche modo adesso collegati sia la risoluzione del problema di emergenze, di furti e rapine. Assolutamente no. L'articolo 52, lo ripetiamo, è già completo in sé e non necessita di modifiche, soprattutto di queste modifiche che sono state recentemente proposte.
why don't put me behind these four walls, helping you come. It's just a cruel existence, like it's no point hoping at all. Baby, baby, I feel crazy. Up all night, and every day. Give me something, oh, but you say nothing. What is happening? Quest'ultima parte è dedicata ad alcune piccole definizioni di termini che abbiamo usato nel corso della puntata. Oggi ne tratterò soltanto un paio, che è uno, il primo è la legge di iniziativa popolare e l'altro è la differenza tra dono e colpa. Allora, legge di iniziativa popolare, che cos'è? È uno strumento di iniziativa legislativa attraverso il quale i cittadini possono presentare al Parlamento o alle regioni un progetto di legge. È quindi un istituto di democrazia partecipativa. E chiaramente per aversi poi, affinché il testo diventi legge, deve esserci anche la volontà del titolare della funzione legislativa, cioè il Parlamento o il Consiglio regionale, secondo stiamo appunto parlando di, a livello appunto nazionale o regionale.
Ricordiamo che l'articolo 71 della nostra Costituzione, al secondo comma, prevede espressamente che il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta da parte di almeno 50.000 elettori di un progetto redatto finale. L'altra pillola di diritto è quella relativa alla differenza tra reato colposo e doloso. Dal momento che appunto nel corso della puntata si è parlato di eccesso colposo, abbiamo parlato dell'omicidio colposo, l'omicidio volontario. Quando c'è il dolo e quando c'è la colpa? Allora, il dolo c'è quando l'autore del reato agisce con la volontà e la coscienza delle conseguenze della sua azione o omissione. Nella colpa, la gente, anche se agisce con volontà, non ha preso coscienza delle conseguenze dell'azione. E quindi l'evento si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, oppure per inosservanza, leggi, regolamenti, ordini o discipline. Pensiamo al medico che esegue male un'operazione e crea un danno al paziente. Ne risponderà a titolo di colpa, non a titolo di dolo. Ora, il dolo ha tre diverse gradazioni, almeno questo secondo l'elaborazione dottrinale giurisprudenziale. Il primo è il dolo intenzionale, è la forma più forte. Facciamo ad esempio il killer che uccide la persona per cui è stato ingaggiato. Poi c'è il dolo diretto, e qua, che sia quando l'evento non è l'obiettivo dell'azione, però avviene previsto come una conseguenza certa o altamente probabile della condotta e quindi viene accettato per perseguire un fine ulteriore. Se viene messa una bomba in una piazza è evidente che si accetta il rischio che quasi certamente qualcuno morirà, anche se l'obiettivo non era uccidere quelle persone. Quindi si parla di dolo diretto. La forma più lieve, per così dire, è quella invece del dolo eventuale. Cioè, in questo caso, anche qui chi agisce, in qualche modo si è rappresentato l'evento, però lo ritiene ancora meno probabile del caso precedente. Lo ritiene comunque possibile e quindi accetta che lo stesso si verifichi. Nella colpa invece abbiamo due diverse gradazioni: la colpa incosciente, che è quella, il caso ordinario, che è quella di cui abbiamo dato la definizione prima, e la colpa cosciente. Quando è che si ha colpa cosciente? Quando praticamente chi agisce ha previsto che effettivamente si potrebbe verificare quel certo evento, ma confida che riuscirà ad evitarlo. E qui è confine sottile rispetto al dolo eventuale, dove invece accetta il rischio che si verifichi. Esempio, il giocoliere che tira coltelli alla donna che sta di fronte a lui confida nella sua abilità di giocoliere che non colpirà la donna. Se questo dovesse verificarsi, ecco che risponderebbe a titolo di colpa cosciente, cioè l'evento in qualche modo lo aveva rappresentato, ma lo aveva escluso, non aveva accettato il rischio che si verificasse, ma che lo avrebbe appunto evitato. Bene, per oggi mi fermo qua e vi do appuntamento alla prossima puntata. Un saluto a tutti da Radio Tuscia. Ay. Fonsi, DY. Go. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. DY. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro.
necesito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Esa mi boca, tus lugares favoritos, favorito, favorito. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Sito.